Questa sera, quando uno poi pensa a che cosa poteva andare meglio, poteva andare peggio, certamente meglio di così quello che hanno fatto tutti quelli che si sono dedicati a recuperare Simone, Jeff, insomma non che si potesse fare. Questo significa che se la squadra è una squadra che in questo momento si può collocare in classifica ad alto livello, anche lo staff, soprattutto lo staff medico in questo caso, che lavora dietro le quinte, oggi credo abbia la necessità, il piacere di stare sotto la luce dei riflettori, quindi vi prego di segnalarla a tutti quelli che conoscete nelle vallate, che questi sono quelli bravi sul serio. Insomma, loro confermano che sono ragazzi, confermano per se stessi e per tutti quelli che li guardano che sono ragazzi di valore, che fanno tanti errori ma sanno fare tante cose e che se si sforzano di focalizzare la loro attenzione nel fare le cose, quelle che sanno fare, aiutano questa squadra, aiuteranno tutte le squadre dove giocheranno. È chiaro, hanno la velleità di, oltre a giocare ad alto livello, migliorare, fare tutto un percorso, però, che ne so, se vogliamo prendere il caso di Giovanni Janelli questa sera, io lo conosco, la conosco da sempre, l'ho allenato sempre io, so che, per dirne una, non dobbiamo fare uno switch dentro le 3 secondi, perché Giovanni tiene l'uno contro uno di chiunque, anche Vanghelo, Vogide, gli ruba la palla, anzi è sostanzialmente una trappola che possiamo disseminare.